Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati, qui è il vostro Fra, stiamo giocando a Dead Rising 3, esclusiva Xbox One, e quindi la troverete soltanto su questa console. Niente ragazzi, allora, mi sono reso conto, grazie anche un po' ai vostri commenti, che non ho mai personalizzato il personaggio, quindi direi di metterci all'opera e cercare, insomma, di sviluppare il nostro personaggio per renderlo più fit possibile. Ok, allora, questa vabbè, la mappa, ok? Non l'avevo neanche guardata finora. Comunque la mappa sembra abbastanza piccolina, cioè diciamo nelle tre davano a intendere fosse un attimino più grande, però insomma non è grande, diciamo, come pensate voi. Non immaginatevi un free roaming pazzesco. E aspetta che zoom fuori per farvela vedere, insomma è di dimensioni, se vogliamo, modeste, ma è normale, è giusto così. D'altronde l'hanno anche dovuto sviluppare in poco tempo. Allora, bene, prima di andare, insomma, a vedere di costruirsi qualcosa, direi di personalizzarsi. Allora, innanzitutto io direi di aumentarci un po' la vita. Vivi un po' più a lungo, si intende, ci vorrà molto di più per buttarti giù. Poi inventario, direi che è necessario averne almeno altri due. Corpo a corpo, direi, allora aspettate un attimo, abilità. Mentre salti premi X, tieni premuto Y, LB, ok, capriola, LS, va bene, ok, va bene, ok. Allora, ritornando qua, vediamo un po' cosa possiamo fare. Corpo a corpo, è ancora più mosse e armi che si rompono meno, direi di sì. A distanza non me ne frega niente. Riparatore, la pratica rende perfetti, esegui combo più velocemente, sarebbe utile, però io vorrei darmi un pochino più di agilità. A volte i veri uomini devono darsela a gambe, durata scatto, chi se ne frega. Genio, chi cerca trova, i PP si intende, ora puoi trovare qualsiasi oggetto collezionale. Beh, direi che anche questo, diciamo, può essere utile, e direi anche questa. Dopodiché ci diamo un pochino più di energia. Vabbè, una ce la teniamo, non si sa mai. Bene, come vedete abbiamo più energia e abbiamo più tutto. Bon, allora, dove dobbiamo andare? Da quella parte. Abbiamo detto che dobbiamo fare una serie di cose per i nostri comuni amici. Naturalmente è ancora buio, quindi insomma serve essere smart e veloci, insomma. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Da qui c'è uno a 130 metri là, 71 di qua, c'è la Lamborghini da quella parte e un furgone lì, quindi direi al massimo andiamo sul furgone. Oh yeah! Oh merda! Ammazza ragazzi! Mi fate salire su... Oh, bravi, bravissimi! Adesso verrà fuori X. Oh, brava. Non rifacciamolo, ok? Certo che non lo rifacciamo. Ma cosa stai dicendo? Lo rifaremo tra brevissimo. Ragazzi, ma quanti sono? Ecco una telecamera. Allora, c'è una telecamera. Oh, ma... Giù! C'è una telecamera qua. Quindi quello che vorrei fare è... Via. È cercare di usare questo furgone. Oh cacchio. Non ora. Oh, ma ce la fai? No, non ci arriviamo lassù. Strano, volevo arrivare su.
C'è una scala da cui posso salire lì sopra. Mi sa di no, mi sa che sono salito dalla parte sbagliata. Vediamo cosa posso fare. Permesso! Ops, mi sono fatto un po' di male. Vabbè, pazienza, direi. Sedia di ufficio, vediamo, pistola. Allora, adesso dobbiamo portare un po' di roba in più. Beh, perfetto. Allora, direi di bere qualcosa. Visto che ci siamo fatti male. No, questo direi di no. Ma vuole qualcosa? Vuole che serva qualcosa, ragazzi, come è volato via. Veramente powerful, giga powerful. Vabbè, pigliamo la macchina intanto. Non riesco nemmeno a fare mente locale dal casino che c'è. Io volevo distruggere la telecamera, ma se continuano a rompermi le balle non è che lo posso fare proprio con immensa agilità. Allora, io direi di andare da quella parte, cioè da dove siamo venuti, in poche parole, per cercare il posto più vicino. Eccone un'altra. Allora, facciamo così. Vediamo se ho armi da fuoco. Cavoli. Perché? Non me l'ha presa? Oh, perfetto. Una telecamera distrutta, bene. Quindi devo tornare praticamente di là. Con calma. Vieni qua. 48 punti esperienza. Sì, devo un pochino livellare, perché... Dai, uccidiamo un po' di gente a caso, perché fa sempre bene. Dai, vieni qua, vieni qua. Ci pensa lo zio Fra. Veramente sono straguerriti di notte, eh. Come diceva il videogioco, ragazzi, questi occhi alla Terminator, queste espressioni molto gaudienti. Ragazzi, sono dislessico, non so più parlare italiano, è bestiale, perché cioè, ogni tanto sparo di quelle cazzate, perdonatemi. Ma mentre gioco mi sa che sconnetto il cervello al... Vado in modalità stand-by come Joe. Allora, dove era l'altra telecamera? Vediamo un po'. Bella questa villa però, eh. No, che bello, puoi anche rompere il coso. Questo stronzo. Anche te, anche te, anche te. Allora, diamo un'occhiata a quella che è la situazione. No, ragazzi, ho trovato un altro schema. Fermi tutti. Orso della libertà? Bene. Stereo portatile. Vediamo un po' che cosa possiamo fare con Orso della libertà. Vediamo. LMG, che cacchio è LMG? Mi sa che è il mitragliatore. Vediamo se ce l'ho già. Mi sembra di... Porca la misera, non posso costruirlo. Vediamo, vediamo un po'. Però quello che posso fare è tirare un po' di petardi di sotto. Tipo là. Dodici punti esperienza. Non ho capito perché non mi fa abbastanza punti esperienza. Ora lì ne becco un sacco. Pochi punti esperienza. Pochi punti esperienza. Non quanti ne vorrei. Lo sapete che tra l'altro nel Kinect, se fate rumore,
quello che succede è li attirate, quindi non potete parlare. Un commentary come i miei avrei serie difficoltà. Maledizione. Bene, vediamo cos'altro posso. Oh, no, LMG, guarda, ho trovato quello che mi serve per poter fare il super orso della libertà. Fermi tutti. Allora, che figata. Quello che cos'è? Scatola di chiodi. Questo potrebbe essere utile, ragazzi. Chissà se c'è qualche altro schema da poter utilizzare. O è tutta... Allora, qui che cos'è? Una porta, innanzitutto. No, ok. Va bene, non si può entrare. Vediamo se riusciamo a costruire qualche cos'altro. Vabbè, innanzitutto usiamo questo orso della libertà. Io lo voglio usare. Ah, lo possiamo piazzare in un posto e ci fa lui i punti esperienza. No, ma questo qui ce lo teniamo per le feste. Va bene. Dai, ritorniamo con la nostra lama. Ma guardate quanto ben di Dio si trova su questi... Sì, l'unica cosa è poi come ritorno giù. È tipo un salto del genere. Lo vorrei evitare per evitare... Cioè, va bene tutto, ma morire così, in maniera così poco professionale... Non va bene. Però ecco, un volettino del genere forse no. Ce la facciamo? No, niente, mi sono fatto male lo stesso. Vediamo cosa c'è qua. Tavolo, vino, bene. Ci diamo al vino. Dai, ok, vediamo cos'altro c'è. Coltello da chef. Lo chef Tony, il pollo, chi non lascia un pollo così senza neanche il piatto. Aspetta, ti aiuto io a scendere. Proprio aperto in due, ragazzi. Io però dovrei continuare la mia missione, ma sono troppo affascinato da queste robe qua, in verità, guys. Cioè, qui il pericolo è che vi fate un po' prendere la mano e vi perdete in chiacchiere, quindi... Vabbè. Perfetto. Allora, vediamo. Ok, pigliamo i chiodi. Adesso voglio fare qualcosa di un pochettino costruttivo. Avevo visto che di fianco a quella Jeep c'era un fucile da precisione che potrebbe servirmi per... Toh, beccati i chiodi in faccia, faccia di... da pirla. Toh. Allora, qui avevo visto un bel fucilone. Tipo questo. Oh, bene. Abbiamo un M16. Adesso possiamo andare vicini alla telecamera e farci giustizia da soli. Che macchina c'è lì dentro? A parte che facendo così, ragazzi, ce li attiriamo tutti addosso, però una utilitaria non la si nega a nessuno. Vai. Maledizione, scendi. Dai, scendete, ragazzi, l'ho appena presa. Oh, e base jumping. Che roba è? Ma che è successo? Permesso un attimo. Dai, ragazzi, non fate troppo difficile. Allora, qui non dovrebbero riuscire a salire perché sono abbastanza idioti. Allora, altra telecamera distrutta. C'è qualcosa a 175 metri, quindi direi di... No, qui cacchio si esauriscono le macchine, quindi vabbè, andiamo in moto. C'è anche un fucilazzo, però, Riesco a passare qua in mezzo con la moto? No, niente, devo fare il giro. Aspetta! Va bene, allora.
Probabilmente è lì. Dai, dai, veloce, 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 guys. Fermo, 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 fermo e fermo, fermo, che devo passare con la moto, fermo. Allora, dov'è questo 120 metri? Dovrebbe essere qua sopra, quindi tendenzialmente se giro di qua dovrebbe esserci tutto in ordine, no? Ah, passiamo in mezzo. Bella Belin. Oh, eccoci qua. Dovremmo anche passare qua in mezzo, forse, facendoci. No, niente. Che palle questi posti di blocco. Ma sì, dai, venite qua, dai, tutti, hug me. Facciamo un po' di esperienza per livellare, vediamo un po'. 2100, tra l'altro ho letto. Questa dovrebbe essere l'ultima telecamera. Ho letto che ci dovrebbe essere un'abilità, un trofeo, che lo sbloccate quando arrivate tipo a 10.000 cadaveri. Io sono solo al 20%, quindi vorrei arrivare a quel trofeo. Dai, dai, venite qua. Guarda, guardate quanti punti esperienza faccio. Cioè, sì, ne fate molti di più rispetto a investire. Up. Up. Aspetta un momento, Cosa succede? Ma questi da dove atterrano? Momento, momento, momento. Via. Aspetta, 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 aspetta. Questo che cos'è? Qui ci sarà sicuramente qualcosa da bere, quindi direi di... Oh, beccati questo. Beviamoci un po' di whisky. Però diciamo, era più credibile quando in State of Decay, insomma, cioè in altri giochi, non mi ricordo quale, ma se bevevate troppo alcol... Ah, ecco! In Bioshock, se bevevate troppo liquore, che vi dava anche quello energia, praticamente cosa succedeva? Vi ubriacavate. Quindi era molto più veritiero che questa roba qua. Aspetta un attimo che devo fare mente locale, scusami, vorrei stare lì con te. Dov'è la telecamera? Ah no, è là. Bene. Oh, tre telecamere distrutte. Relè disabile. Ok. Va bene, adesso cerchiamo i relè. Va bene ragazzi, io direi che scusate se ho fatto un video un pochettino più corto. Forse ci sarà anche qua sopra la comparsata di Joe. Quindi mi raccomando, state connessi e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Tra l'altro mi si stanno rompendo un po' troppe cioè un po' troppe armi, quindi dovrò rifarmi. Bella a tutti ragazzi, continuate a seguirci, droppate un like su Facebook e se non vi siete iscritti iscrivetevi. Ciao!